Sarà un'estate dolcissima ad Ortona, si chiama proprio così il cartellone presentato questa mattina, con eventi che partono il 14 luglio per concludersi il 3 settembre. Tante novità e tante riconferme. Cristiana Canosa, vice sindaco. Allora, estate 2022, tante riconferme, anche se siamo partiti un po' lunghi, sarà molto concentrata, molto interessante. Avremo l'Italian Style Festival, torna ideale dopo il periodo di pandemia, il concerto dell'Alba che si svolgerà questa volta al mare per le straordinarie richieste che abbiamo, lo Strano Festival con tutta una serie di iniziative di teatro da strada molto particolari, insomma un'estate che ci vedrà impegnati moltissimo fino alla prima metà di settembre. Dobbiamo dire che lo slogan è un'estate dolcissima, io direi anche golosa, vista l'immagine sul manifesto. Sì, sì, infatti volevamo scrivere, poi non abbiamo scritto, tipica merenda abruzzese, no? Perché la pizzella, l'abbiamo scelta appunto contro le merende consuete, insomma torniamo ai prodotti locali, a quelli a chilometro zero. Sindaco Leo Castiglione, riconfermato da poco come è noto, non vi siete mai fermati, un cartellone presentato questa mattina di tutto rispetto. Sì, sì, un bel cartellone in continuità a quella che è stata la programmazione sugli eventi e sull'estate, sul cartellone estivo nei precedenti 5 anni. Ortona deve tornare ad avere il ruolo che merita e a dare attenzione agli eventi, perché poi gli eventi portano turisti, come avviene in tutte le città più importanti della costa abruzzese soprattutto. Quindi, come ho detto anche in campagna elettorale, la mia richiesta di consenso era rivolta proprio a dare continuità all'attività amministrativa, e sicuramente la stagione estiva ha un ruolo molto importante, perché portare grossi nomi, come è accaduto a Ortona nei miei 5 anni precedenti, cosa che non succedeva da tanto tempo, ha portato dei risultati importanti, perché siamo arrivati, nonostante la pandemia, ad avere addirittura un 40% di presenza di turisti in più. Quest'anno purtroppo questo è avvenuto a cavallo delle votazioni, quindi non abbiamo potuto programmare perché c'era la campagna elettorale, però siamo certi che il programma che andiamo a presentare oggi, con nomi importanti come Irama, sicuramente richiameranno l'attenzione di tanti abruzzesi, anzi anche di cittadini fuori regione, perché già la prevendita è sold out, quindi vuol dire che il programma è un programma molto accattivante.